Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi. Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Sapete dove ci troviamo? Ci troviamo alle Cascate delle Marmore, vicino Terni. E stranamente l'Enel ha messo una colonnina per le macchine elettriche pure qua. Quindi io coi cuccioli, Giulietta, Nico, ce ne siamo venuti a fare la nostra prima tappa del viaggio intorno al mondo con la macchina elettrica. No, in realtà un cliente mi ha chiesto se per cortesemente potevo arrivare a Terni a portargli i prodotti che vendo, i cibi che vendo. E ora sono arrivato fino a Terni, adesso ci ho messo l'80% delle batterie a venire perché era tutta salita. Quindi come era rimasto il 20, perciò me ne serve almeno un altro 60 per essere sicuro. Quindi devo stare 2-3 ore qua. Che non è male, perché voglio dire, le Cascate delle Marmore, eh? Andiamo a vedere un po' com'è il posto. Oramai la macchinetta è diventata la mia seconda casa. C'è il computer, c'è internet, tutto in regola, catene, tutto quello che serve. Ah, qua c'è un laghetto da pesca sportiva. Mamma mia che freddo. Mamma mia che bei posti. Vabbè ragazzi, io mi vado a fare un giretto per funghi, per asparagi, faccio far bagno ai cani nelle cascate. Ciao a tutti gli iscritti alla pagina al canale di Stefano Maggi. Ciao a tutti gli iscritti, ai fan anzi, della pagina dell'Orto Dio. Indovinate un po' dove ci troviamo, i cuccioli, li conoscete? Ci troviamo qui. Non so se le avete riconosciute, queste sono le Cascate delle Marmore vicino Terni. Un cliente mi ha chiesto se gli potevo portare i cibi un po' più verso casa sua, perché sennò faceva troppa strada. Quindi me ne sono dovuto venire a Terni oggi. Però ho visto che vicinissimo alle cascate c'era una colonnina per ricaricare la macchina elettrica. Allora, mentre mo la macchinuccia deve stare 2-3 ore a ricaricare, i cani, ci siamo venuti a fare un giro qua alle cascate. Vieni Nico, vieni! Che poi le cascate sarebbero a pagamento, no? Si pagherebbe 10 euro. Ma se voi invece andate verso il laghetto da pesca, voi invece che a sinistra girate a destra, ci arrivate lo stesso senza pagare. Alle cascate, che tra l'altro si paga il biglietto, lì vorrebbero 10 euro, ma se voi entrate qua, in questo canaletto qua dove dice pesca sportiva via Molino di Cocchi, poi lì girate subito a destra, andate in fondo, ci arrivate lo stesso alle cascate senza pagare. Quindi siamo di qui al Pavone d'Oro, questo bel ristorantino, che io non sapevo se faceva piatti vegani, ma non solo, mi hanno detto che mi preparano qualcosa di vegano, ma addirittura mi hanno fatto entrare i cani, i cuccioletti. Quindi se anche voi volete fare un giro con la macchina elettrica e con i cani, qui abbiamo le Cascate delle Marmore, posto bellissimo, le colonnine per ricaricare la macchina elettrica e anche un buon ristorante dove ti fanno entrare i cani, il Pavone d'Oro. Che vuoi di più? Mamma mia quanto è difficile la vita di una contadina, faticosa, senza zappà, ma è una gioia. Ciao belli. Questa fantastica pasta fresca ai funghi porcini non l'ho cucinata io, ma stiamo in un ristorante. Il Pavone d'Oro per la precisione, vicino alle Cascate delle Marmore. Dice, ma perché tu vai al ristorante Stefano? Sì, al ristorante dove mi cucinano vegano e dove mi fanno entrare i cani.
considerando che io alle cascate ci sono andato gratis, perché ho fatto il giretto dietro, non ho pagato il biglietto. Considerando anche che per venire qua e per tornare a casa sto spendendo 5 euro di carburante, dato che stavo anche al lavoro, beh dai, sì, me lo posso permettere di andare al ristorante. Quindi pure voi, se passate qui, ci sono le colonnine elettriche, c'è un ristorante che vi fa entrare i cani, il Pavone d'Oro, bel ristorante grosso, eh? Continua pure di là. Quindi vegan friendly, quindi recensione positiva e niente. Adesso vi saluto perché c'è una pratica da sbrigare. Ciao belli.